Mi chiamo Alessandro e ho 33 anni. Oggi vorrei raccontarvi un po' la mia testimonianza e quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Io provengo da una famiglia che siamo quattro figli e io sono il quarto. E la mia storia risale a che quando mia mamma era incinta, lei era una famiglia molto povera. E già avevano tre figli, io dovevo essere il quarto. E i parenti dissero a mia mamma: più poveri siete, più figli fate. Solo con 100.000 lire abortisci e ti togli il problema. Così mia mamma era cattolica, lei andò da un sacerdote, si andò a confessare e disse diversi peccati, tra cui il pensiero, il consiglio che gli davano di abortire. E un prete gli disse a mia mamma: tu non sai ciò che Dio vuole fare di questo bambino e tu abortisci. Perché lo vuoi fare? E così mia mamma non abortì per parlare a mia mamma. E così sono nato. Fino a 3 anni ho avuto una vita normale, come un normale bambino. Ma a 3 anni cominciai a zoppicare. E quando cominciai a zoppicare, i miei parenti dissero a mia mamma: sarebbe bene che fai visitare Alessandro perché mi sembra strano, c'è qualcosa che non va, comincia ad avere una paralisi facciale. E così, facendo degli esami, hanno trovato che avevo un tumore al cervello. E questo tumore nel 1980 era sconosciuto. Questo tumore, era grosso 4 centimetri quanto un mandarino, e così i medici hanno dovuto operarmi a cervello, come infatti si può vedere la cicatrice. E mi operarono a cervello, ma l'intervento non riuscì perché una parte di tumore rimase a cervello. E così durante la notte entrai in coma di secondo grado, e l'indomani i medici dissero a mia mamma: signora, vostro figlio morirà e se vivrà sarà un vegetale. Così mia mamma cominciò a pregare e cominciò a chiedere a Dio: signore, per ubbidienza tua io non ho abortito e ora che amo mio figlio tu me lo vuoi togliere, ma perché? E così pregava e cominciò ad aprire il suo cuore a Cristo. Andiamo che per molti anni della mia vita non ho camminato. E quando ho cominciato a camminare, bambini mi sputavano, bambini mi tiravano pietre, altri mi cercavano facendomi la pipì addosso. E così ero depressa. A scuola, bambini mi abbassavano i pantaloni, le mutandine, prendendomi in giro. E così ero molto triste, molto angosciato. E ero molto religioso, adoravo santi, coroncine, madonnine, però non c'era la risposta alle mie preghiere. E comunque arrivai al punto che mi volevo uccidere. E mia mamma mi diceva: o ti piace o non ti piace, devi andare a scuola. Io ero molto arrabbiato con mia mamma. Mi dicevo: mamma, ti odio, perché vuoi mandarmi a scuola? I bambini mi rigettano, perché? E così ero molto triste. Arrivavo a casa e mia mamma mi diceva: ora devi imparare a vestirti. Non puoi fare tutto da solo, devo fare tutto io. Un giorno io non ci sarò, e che farai tu? E così mia mamma mi obbligava a mettere i miei vestiti e io ero molto arrabbiato con lei. Dopo che facevo quello, dovevo andare alla fisioterapia e così ero molto angosciato. Ma oggi ringrazio Dio per mia madre, perché voglio mostrarti qualcosa affinché la gloria vada a Dio. Come tu puoi vedere, in quanto tempo riesco a togliermi la maglietta con una mano sola? E come me la rimetto? Vedi? Comunque, continuando la mia vita, nel 1986 mio padre bestemmiò Dio e io ero molto arrabbiato con mio padre. E dicevo: papà, tu non devi lodare Dio solo quando tutto va bene, tu devi pregare Dio sempre e non lo devi bestemmiare. E così ero arrabbiato con lui. E siccome mio padre non mi ha accettato veramente per quello che io sono, e così mi mandò via e io cominciai a piangere. Andando in una stanza, cominciando a piangere,
Dio mi diede la grazia, si fece vedere dai miei occhi. E quando lui si fece vedere dai miei occhi, io subito cominciai a piangere. E andai subito ai miei ginocchi e gli dissi il Padre nostro. Appena gli dissi il Padre nostro, e lui andò via, lo guardai in faccia, e quando lui andò via, io ringrazio Dio, corsi da mia mamma e faccio: mamma, mamma, ho visto Gesù, ho visto Gesù. Mia mamma mi fa: sai, se dici bugie, il diavolo viene col forchettone e ti porta all'inferno. E io disse a mia mamma: mamma, ma nemmeno tu mi credi. E mia mamma, ringrazio Dio, mia mamma mi fa: sì, io ti credo. A 9 anni il Signore mi disse: tu andrai per il mondo a predicare il Vangelo. E io gli disse: Signore, perché vuoi usare me? Io sono disabile, non so lavarmi, non so vestirmi, questo a quei tempi. Perché vuoi usare me? Usati di qualcun altro, non di me. Ma a 14 anni venne una missione che si chiama Cristo e la risposta. E così io mi volevo unire a questo gruppo. E quando mi volevo unire a questo gruppo, prima venni per un giorno, poi per una settimana, poi per un mese. Quando venni per un mese, Dio mi ha dato una grande benedizione. Il Signore mi battezzò con lo Spirito Santo. E vidi il mio corpo volare in cielo, spostavo le nuvole e vidi il mio corpo nelle braccia di Gesù, piena di sangue e lividi, e il mio corpo pieno di tagli. E Gesù poggiava la sua mano e mi sanava. E poi Gesù mi prendeva per la mano e mi diceva: anche per te c'è un posto qui. Io pensavo che Gesù mi volesse guarire fisicamente, ma il mio cuore, il mio corpo era sempre lo stesso. E disse: Signore, perché non mi guarisci? Perché? E così ancora ero triste, vedevo che la mia vita non cambiava ed ero molto triste. E io volevo venire alla tenda, ma la missione Cristo ha risposto mi diceva: no, sei piccolo, ma il loro problema era perché sono disabile, non sapevano come avrei affrontato la vita. E così aspettai e pregai 3 anni. All'età di 17 anni e mezzo venni alla tenda e così da quel momento ho cominciato a servire il Signore. E molte altre persone cominciavano a pregare per me, chi mi tirava il braccio, chi pregava così, chi pregava così. E un giorno mi arrabbiai con Dio: basta Signore, mi devi dire, mi vuoi guarire sì o no? E così nella mia vita ho cominciato a digiunare per 7 giorni, a pregare. Ed in quei 7 giorni 5 persone vennero da me, tra cui una bambina di soli 5 anni, che si chiama Stefani, venne da me e mi disse: Alessandro, stanotte non ho potuto dormire. Io ci faccio: che è successo? Che problema hai tu? E sono 5 anni. No, ho pregato per te, perché il Signore mi ha detto di pregare per te. E il Signore mi ha detto: tu non sarai guarito, ma guarirai altri in nome di Gesù. Io non ero contento e così dissi: no Signore, non è possibile, per le tue lividure c'è guarigione, no Signore. E così una notte ho avuto un sogno, vedevo me stesso che correvo al cielo e in fondo vedevo Gesù, andavo verso Gesù e mentre andavo verso Gesù, Gesù mi guardava serio e mi diceva: no, la mia grazia ti basta. Io gli dicevo: Signore, guariscimi, ti prego, guariscimi. Lui mi diceva: no, la mia grazia ti basta. Presi Gesù di qui e disse: Gesù, lo capisci, sono stanco del mio corpo, aiutami, liberami. E il Signore mi fa: no, la mia grazia ti basta. E dopo ciò compresi che dovevo accettare il mio corpo per quello che era. E così cominciai a evangelizzare le persone disabili. E solo oggi veramente felice di continuare a predicare il Vangelo nella disabilità. Infatti faccio parte anche sia di Cristo e la risposta e anche della missione Giorni in Friends, che si occupa di aiutare chi è nel campo della disabilità per conoscere che anche se siamo disabili possiamo essere abili per il regno di Dio.
stati in Spagna, in Corsica, in Israele, in Giordania, in Palestina, sono stato in Kosovo, in Albania, sono stato in tante nazioni. E voglio dirti questo, se Dio usa uno come me, Dio può usare uno come te. Sì, proprio uno come te. E ti voglio incoraggiare, serve Dio perché è la cosa più bella che ci possa essere, spendere la propria vita per il servizio di Dio.